È un piacentino il neoeletto presidente dell'Associazione Italiana degli Allevatori di Api Regina. Salvatore Ziliani, già vicepresidente di Apicoltori Piacenza, accetta l'incarico e si pone come obiettivo la salvaguardia delle sottospecie autoctone. Senza ombra di dubbio, il nostro obiettivo principe, se la ragioniamo in termini di difesa e tutela della biodiversità, è la lotta al fenomeno dell'ibridazione. In Italia ci sono due sottospecie di api che sono endemiche, l'api siciliana e l'api ligustica, sulla maggior parte del territorio. Ecco, AIAR raccoglie gli allevatori delle sottospecie autoctone italiane. In zootecnia normalmente l'ibridazione non è un problema, ma le api volano, l'accoppiamento delle api avviene in volo. La regina esce dall'alveare e vola verso delle zone, anche distanti 1-2 chilometri, di aggregazione dei maschi e si accoppia con più maschi. E i maschi, andando avanti di 2 chilometri in 2 chilometri, passando per alveare ed alveare, riescono a percorrere anche decine di chilometri. Quindi se ci sono degli apicoltori che allevano degli ibridi oppure delle sottospecie di api non italiane, questi vanno a rovinare il lavoro altrui da un punto di vista zootecnico, ma da un punto di vista ambientale vanno a distruggere la biodiversità, perché portano all'estinzione le sottospecie autoctone del territorio. Dalle ultime ricerche pare che il miele sia tra i prodotti più adulterati al mondo. Purtroppo sì, ci sono delle differenze nelle legislazioni tra i vari paesi. In alcuni paesi arabi si trova il miele vero e il miele addizionato di sciroppo, e lì è legale. La stessa giurisprudenza cinese prevede che comunque il miele venga prodotto anche filtrando i nettari e aggiungendo. In Europa, per fortuna, il miele è il miele, cioè è il prodotto dell'ape mellifera. Punto. E però, insomma, c'è questo problema. Ci sono dei paesi dove i controlli sono scarsi, questo miele viene dall'estero, da vari paesi, questo miele finto, e viene triangolato e viene comunque, poi finisce sui nostri scaffali.